Domenica 2 aprile 1978. Sono quasi le 11 del mattino. Il dodicenne Darren Bickford sta tornando a casa in sella alla sua bicicletta. Vive sull'isola di Belle Island, un'isola canadese situata al largo della penisola di Avalon della Terranova, nella Conception Bay, 9 km di lunghezza e 3 di larghezza. Ospita tre piccole comunità che vivono pacificamente su quel puntino geografico. La vita scorre tranquilla e non ci sono mai stati eventi particolari a turbare la quiete che regna sovrana. Ma quel giorno è diverso dagli altri. Darren sta per assistere a uno dei più grandi misteri ancora irrisolti della storia umana. Ecco la testimonianza di Darren che continuerà a riportare la sua versione dei fatti anche una volta divenuto adulto. Ero fuori sulla mia bicicletta e stavo tornando a casa perché alle 11 la TV avrebbe trasmesso il mio show preferito. Mentre mi avvicinavo alla fine del vialetto di fronte a casa, mi accorsi che tutti gli uccellini avevano smesso di cinguettare all'unisono, così come i cani dei dintorni. Era una colonna sonora permanente di giorno, quindi notai subito quel silenzio improvviso. E poi ci fu un boom, come un colpo di fucile, solo un milione di volte più potente, assordante, il più forte rumore che avessi mai sentito. Fu seguito da un altro boato e da un altro ancora. Il terreno sotto ai miei piedi cominciò a tremare. Poi vidi una grande sfera di luce apparire dal nulla e rimanere lì, sospesa a mezz'aria. Al centro era di un bellissimo blu, mentre all'interno c'era una sorta di corona composta dal giallo e dall'arancio mescolati insieme. Questi due colori sfumavano dolcemente nel blu al centro, creando dei piccoli mulinelli. Così come era apparsa, scomparve nel nulla. Questa è senza dubbio la cosa più strana e spaventosa che io abbia mai visto. Ero terrorizzato, ma allo stesso tempo ipnotizzato da essa. La sfera era bellissima da guardare, con quei colori meravigliosi che volteggiavano al suo interno. Non potevo fare a meno di fissarla, anche se ero spaventato, perché mi piaceva troppo e non avevo mai visto nulla di simile. Immagino che probabilmente non vedrò mai più una cosa del genere. Durò appena 4 o 5 secondi, ma quei secondi sono scolpiti nella mia memoria. Quella che a tutti gli effetti sembra sia stata una potente esplosione viene udita e percepita a più di 60 km di distanza. Impossibile ignorare un fenomeno così anomalo e infatti la notizia finisce subito su tutti i giornali. L'evento viene battezzato The Belle Island Boom. Non potendo trovare una spiegazione, viene spontaneo indicarlo come si fa nei fumetti per rappresentare uno scoppio violento. Da più parti arrivano segnalazioni di televisori esplosi, di fiamme blu emesse dalle prese elettriche e di uno strano raggio arrivato dal cielo. C'è una casa che viene particolarmente colpita dal fenomeno. È quella del nonno di Darren, James Bircam. Darren, in un'intervista, ci racconta gli effetti devastanti sull'abitazione. Quelli presenti nel pannello dei fusibili della casa erano fusibili di vetro, afferma. Erano avvitati direttamente nel pannello, non potevano staccarsi da soli. Eppure erano stati sparati fuori dal pannello, a 6 metri di distanza, come dei proiettili. Avevano percorso tutta la lunghezza del corridoio per poi piantarsi nel muro. Il pollaio del nonno era distrutto e tutte le galline erano morte all'istante. Sembrava proprio che fosse esplosa una bomba lì dentro. Come se non bastasse, vengono trovati 3 profondi buchi nel terreno attorno alla casa. Sono a forma di cono e si spingono a una profondità di poco più di 1 metro. Cosa può aver provocato con tanta facilità questi fori nel terreno? La notizia del misterioso boom di Belle Island si diffonde in tutto il mondo e le ipotesi sono decine, se non centinaia, dalle più plausibili alle più fantasiose e improbabili. Sull'isola arrivano curiosi e giornalisti. Il Darren bambino viene intervistato più volte e molto candidamente afferma che «è successo qualcosa al mondo, qualcuno ha sganciato delle bombe o una cosa del genere». Una figura importante in caso di edifici o cose bruciate è l'investigatore di incendi che si occupa di capire cosa li abbia provocati. Jim Ferrell, in tal senso, si rivela fondamentale dopo l'evento.
Una volta giunto sulla scena, Jim si guarda intorno, studia gli ambienti con grande attenzione, raccoglie prove e infine stila il suo rapporto che spedisce alla Polizia Reale Canadese a cavallo, la quale, per farla breve, lo ignora completamente, affermando che si è trattato di un fulmine. Sappiamo che esistono i fulmini globulari, che però sono fenomeni molto rari. Si tratta di globi luminosi di dimensioni che variano tra i pochi centimetri fino ai 5 metri, che appaiono all'improvviso e possono rimanere fermi o spostarsi in modo casuale molto velocemente. La cosa curiosa è che possono apparire anche senza che sia in corso un temporale. I colori che possono avere variano tra il rosso, l'arancio, il giallo, il bianco e il blu. A volte svaniscono silenziosamente, altre provocano una sorta di esplosione assordante. Si è trattato quindi di un fulmine globulare di enormi dimensioni? È questo che ha visto Darren? Jim, ancora oggi, la pensa diversamente. Dice di non essersi mai imbattuto in qualcosa di simile con quel genere di potenza in tutta la sua carriera. Torniamo ai giorni successivi all'evento, quando il giovane Darren riceve la visita di alcuni uomini che si presentano come scienziati di Los Alamos, nel Nuovo Messico. Nel Laboratorio Nazionale di Los Alamos sono state costruite e testate le prime bombe atomiche. Interessante dettaglio. Darren e Jim vengono interrogati, il primo su quanto ha visto e sentito, il secondo in merito all'opinione che si è fatto. Jim racconta tutto ciò che sa e che pensa. Il momento dopo gli viene gentilmente chiesto, ma sarebbe meglio dire ordinato, di consegnare tutte le prove raccolte. Jim chiede spiegazioni, ma c'è qualcosa di minaccioso nello sguardo ammonitore dell'uomo che lo ha interrogato. Qualcosa che gli consiglia di non opporsi alla richiesta e di tenere la bocca chiusa. Il giornalista scientifico Brian Dunning non pensa che l'evento sia stato così eccezionale dopo tutto. Ci rivela infatti che ci sono stati addirittura 600 fenomeni simili a partire dal 1977 fino alla metà del 1978 lungo la costa orientale degli Stati Uniti, dal South Carolina fino in Canada. È un'informazione importante che ci fa capire che forse siamo davanti a un fenomeno su larga scala, anche se nessuno è mai riuscito a individuare l'origine dei poderosi boati. La prima ipotesi sorta nei pensieri del cittadino comune è anche quella che salta sempre fuori quando succedono cose che non si riescono a spiegare. È colpa dell'esercito, sempre intento a portare avanti esperimenti discutibili, spesso sulla pelle degli americani. In questo caso sarebbero stati condotti dei test su una nuova arma, forse basata su qualche idea di Nikola Tesla. Il problema è che attualmente non si hanno notizie circa un'arma che potrebbe aver causato il boom di Bell Island. E voi direte, ovvio, l'esercito non si sognerebbe mai di chiamare qualche giornalista e raccontare esattamente cosa si va combinando. Per Brian, finché non ci sono prove a supportare questa ipotesi, resta quel che è. Una spiegazione basata sul nulla. Ma aggiunge una sua personale teoria. Nel dicembre del 1977 il Concorde cominciò a effettuare i suoi voli tra New York e l'Europa, producendo il cosiddetto boom sonico o bang supersonico. Quando un velivolo raggiunge una velocità superiore a quella del suono, si crea un'onda d'urto capace di causare seri danni alle aree sopra le quali sta viaggiando. Il Concorde era stato creato per volare oltre l'oceano e quindi evitare questi danni, ma nei periodi più caldi, per via di alcuni problemi di espansione del carburante, era costretto a prendere una scorciatoia oltre la Nuova Scozia. Dunque, stando a quanto spiega Brian, i vari boom registrati lungo la costa orientale sono da imputare ai passaggi del Concorde. Carl Stefan, professore di ingegneria alla Texas State University, propone la sua idea. Un superfulmine, estremamente raro ma capace di scaricare a terra un'energia 10 volte più potente di un normale fulmine. Mentre la maggior parte dei fulmini sono a carica negativa, i superfulmini sono a carica positiva. Il discorso è lungo, ma sta tutto nella maggiore potenza dei secondi tipi di fulmine e nella loro capacità di viaggiare molto più lontano spostandosi da nuvola a nuvola. Questo spiegherebbe come mai il boato si fosse udito fino a 60 km di distanza, mentre il fulmine passava di nuvola in nuvola prima di scaricarsi a terra e causare i danni che abbiamo visto.
i fusibili strappati dal pannello e volati via come proiettili, o le galline nel pollaio fulminate sul colpo. La sfera luminosa vista dal piccolo Darren sarebbe la conseguenza dell'enorme energia scaricatasi al suolo. Ma se si è trattato di un fenomeno naturale, perché alcuni scienziati di un laboratorio divenuto famoso per esperimenti segreti si sono scomodati a viaggiare fino a una minuscola isola per indagare su tale fenomeno, sequestrando per giunta le prove raccolte? Sembra il classico atteggiamento dei Men in Black di cui abbiamo parlato più volte. E come spiegare quei tre buchi nel terreno attorno alla casa del nonno di Darren? Lee Tizzar potrebbe avere la risposta a quest'ultima domanda. È un ricercatore nel campo delle armi elettromagnetiche e si dice convinto che sia stato un ordigno creato dall'uomo a causare il fenomeno di Bell Island. Un ordigno che non si è comportato come ci si aspettava. In pratica c'è stato un incidente non previsto. Lee ricorda che a partire dal 1976 i russi misero in funzione un radar particolare chiamato Duga, che emetteva un segnale radio a onde corte, 10 Hz, a lungo raggio. Fu soprannominato Russian Woodpecker, picchio russo, per via del caratteristico suono, un ticchettio che ricordava il picchio al lavoro, che emittenti radio e radioamatori in tutto il mondo cominciarono a ricevere. Riassumendo, il suo compito era raccogliere in anticipo i segnali di lancio delle armi nemiche. Ma il segnale era così dirompente che, come detto, disturbava le radio di molti paesi che cominciarono a protestare contro la Russia una volta individuata l'origine. La Russia accettò di metterlo a tacere solo a metà degli anni Ottanta. E qui arriva l'ipotesi vera e propria di Lee Tizzard. Il continuo uso di questo segnale finì con il creare una sorta di colonna di energia elettromagnetica, detta onda stazionaria, sopra l'America del Nord. Un campo invisibile di energia con un potenziale distruttivo molto elevato. Lee pensa che, usando un linguaggio molto semplice, a un certo punto la colonna sia collassata, dividendosi in tre vortici rotanti di energia elettromagnetica che si sarebbero abbattuti sulla Bell Island, causando i tre buchi nel terreno. Ma perché proprio quell'isola? Lee ha una spiegazione anche per questo. L'energia è stata attirata dalla grande quantità di minerali ferrosi contenuti nel terreno dell'isola che, un tempo, ospitava un'enorme miniera per l'estrazione del ferro da questi minerali. L'isola avrebbe agito come una sorta di grande magnete attirando i tre vortici di energia. Qual è la spiegazione giusta per il famoso boom della Bell Island? Nonostante se ne siano interessati numerosi studiosi e scienziati, ancora non si è riusciti a far luce su questo mistero e a mettere d'accordo tutti quanti. Ciò che è sicuro è che Darren e gli altri abitanti dell'isola non dimenticheranno mai il giorno in cui la natura, o qualcos'altro che ancora non conosciamo, li spaventò a morte con un boom molto meno divertente di quello dei fumetti.